Buongiorno a tutti, perché buongiorno. Adesso su YouTube si dice salve perché uno la vede la sera. In questo momento è mattina, presto. Sono venuto qui un attimo a rilassarmi prima della giornata e risponderò. In questi giorni ho partecipato a un torneo qui in Friuli. Direi che è andata bene, ho giocato molto bene, sono molto soddisfatto di me stesso. Diciamo che l'unico problema che ho avuto è stato il 32, perché l'ho limato un sacco di volte. Se l'avessi limato internamente e non esternamente avrei vinto in maniera molto... però va bene, si vede che è giusto così per adesso, no? Nel senso che va bene. Ho fatto esperienza, ho imparato un sacco di cose nuove, mi sono divertito, ho fatto grandi partite, ho chiuso anche una partita di Bulbul, quindi mi sembra... mi sono divertito, questa è la cosa più importante. Ho visto bellissime partite, ho visto una cosa che mi è rimasta, che mi ha fatto pensare molto, ho visto nel sabato una coppia di giocatori che hanno chiuso 15-14-15 una partita. Si sono spostati di tre pedane in là, sono passati 7-8 minuti tra una partita e l'altra circa, e hanno perso in 30. Che cacchio! Incredibile, incredibile. Non si può mai sapere quello che succede, non è mai detto, non è mai niente per scontato, nel senso che vincere 15-14-15 e poi non riuscire a chiudere in 30, la roba che non veramente, l'ho visto spesso in questi giorni, partite stratosferiche e poi il nulla cosmico, è incredibile. Ma comunque è stato molto bello, virgola. Ringrazio tutti i nuovi iscritti, mi fa molto piacere. Oggi rispondo a Cristiano che mi ha chiesto come fare gli allenamenti, prima l'1 poi passare al 2. Devi più o meno vederli tutti e mischiarli. Questo non è che fai solo quello, poi fai solo quello, no, fai un po' di questo, un po' di quello, no? Cercando di mischiarli. Comunque, a breve, io sto, come ho detto un paio di giorni fa, sto facendo questo allenamento molto intensivo e duro. Appena ho finito, vedrò di dare una cosa più precisa, più specifica. Perché fare l'allenamento che sto facendo io, che è un allenamento che ho trovato tramite varie scorciatoie, insomma, venuto dall'Inghilterra, veramente tosto. Io lo sto facendo perché voglio vedere che risultati dà, però veramente è un po' fissativo. Ecco, diciamo che la cosa che mi viene è fissativo, e a me... Io sono più uno che deve far girare il braccio più che uno fissarsi su un punto in un certo modo, però va bene. Comunque, quando avrò preso questa cosa vi dirò. Quindi Cristiano, spostarsi, cioè tu prendi il primo allenamento, lo fai, che ne so, una volta il primo, poi fai il secondo, fai un po', cioè, perché tutto serve per migliorarsi. Questo vale anche per l'altro ragazzo che mi ha chiesto sui doppi. Ho già spiegato cosa fare sui doppi, nel senso che bisogna allenarsi a fare la chiusura del 40, cioè un doppio 20, doppio 10, doppio 5, poi il 32, il giro del 32, l'ho spiegato. Quella è una cosa che serve molto per fare i doppi, e poi l'orologio sui doppi, e l'orologio lo puoi fare o tre frecce sulla stessa, sullo stesso doppio, o girare e fare una freccia e andare avanti. Quello è. Per quanto riguarda la risposta sulle alette, domani credo farò un video dove vi spiego bene come funzionano le alette. Ho trovato una cosa interessante su internet, ho provato per vedere se è vero, è vero, e quindi, visto che è vero, funziona, è stata una figata anche per me scoprire questa cosa. Domani farò un video dove vi spiego questa cosa sulle alette, quindi altra risposta a cui rispondo, così tutto quello che mi viene in mente, perché Antonio mi ha chiesto se è meglio giocare da soli, allenarsi da soli o in coppia.
Meglio da sole, assolutamente da sole, perché è un gioco fondamentalmente basato su noi stessi. Anche se noi giochiamo con qualcun altro, in partita siamo sempre contro noi stessi. Devi imparare a sentire il tuo corpo, devi imparare a capire cosa sbagli. Ho fatto una partita venerdì scorso dove ho giocato malissimo e non riuscivo a capire cosa c'era che non andava, però non andava proprio niente, una roba neanche minimi storici. Poi arrivo a casa, faccio due frecce e capisco che non so per quale motivo quando tiravo muovevo leggermente il corpo, ma inconsapevolmente. Solo che a casa in 5 secondi me ne sono accorto, ho soltanto girato il piede e non mi muovevo più. In partita non sono riuscito ad accorgermi. Ma questo cosa vuol dire? La prossima volta che vedrò questa cosa in partita saprò che dovrò fare una determinata cosa per non incadere tutta la sera in quel problema. Quindi essere da soli aiuta a concentrarsi sul movimento che uno fa e sulle cose che fa, perché è fondamentale battere se stessi prima di tutto. È un gioco contro te stesso. Poi c'è l'altro, ma l'altro si chiude prima di te, vuol dire che lui ha giocato meglio di te contro se stesso. Quindi poi adesso vedrò altre risposte perché non me le ricordo tutte. Saluti.